nelle puntate precedenti. Potremmo mettere le basi per il futuro delle forze dell'ordine. Il vostro vecchio capitano si è dato da fare. Una concessionaria. Mafia coreana. Ho un infiltrato. Si chiama Boomer. È la concessionaria di Kang. Kang le riempie di droga. Gli uomini di DOS pensano ai treni. Andiamo a togliere di mezzo questo Kang. Sono 9,9 milioni di dollari di coca. Io la porto via. Forza! Cazzo! Hai qualcosa da dirci? Ah, oh, vuoi davvero che ti spieghi le mie super imprese tecnologiche? No. Bene, eccoci. Che cos'è? L'invito a una festa inviato a Kang. Invitati interessanti, ho lavorato per metà di loro. Dice che la festa è a Mount Olympus. Sarà un nome in codice. Sembra incredibile, ma è il vero nome del quartiere. La festa è a mezzanotte. Io e Kai controlleremo. Sei d'accordo? Non sono esattamente una festaiola, ma... va bene. Sexy. Quindi, ragazzuoli, si va ad una festa, eh? Sono sicuro che ce la spasseremo. E forse se la spasseranno un po' meno gli invitati. Chissà cosa sta facendo lei. Ok, andiamo. Tra poco si attiverà. Dove hai preso quell'affare? Boomer. Ha lavorato per qualche ladro di banche. Troviamo il modo di entrare. Magari non dalla porta principale. Se entriamo dobbiamo essere discreti. Relativamente. Di chi è la casa? Neil Rourke, miliardario e folle, implicato in armi, droga. Potrebbe voler finanziare la polizia privata di DOS. Lo penso anch'io. Si protegge bene, ragion per cui... ho portato quello. Non pensare agli allarmi, non c'è corrente. Sono le luci di emergenza, la corrente è staccata. Fidati, Boomer sa il fatto suo. Quindi, ragazzi, dobbiamo trovare un'entrata o sbaglio? Nessuno ci vede, no? Questa cosa è, usa il piede di porco come al solito. Non facciamo troppo bordello, bro. È vero che non ci vedono, ma credo ci possano sentire. Siamo dentro. Ora vediamo dove piazzare la cimice. Boomer ha detto che all'incontro avrebbero partecipato parecchi stronzi. Cerchiamo una sala riunione. Kai, di qua. Solamente il posto sembra un po' troppo tranquillo. Finché non mi sparano, io non mi lamento. Ok, ragazzi. Facciamo grandissima attenzione, eh? Mi sa che dovremmo salire. Però qua, scusa, non c'era una festa. Dovrebbero esserci 1000 persone. Quindi dobbiamo andare di sopra. Solo che... ah, eccole là le scale. Stavo dicendo, non le vedo! Che razza di stronzo vive in un posto del genere? Uno stronzo ricco. Uno stronzo ricco di Hollywood. Qua sopra. Odio questa posta. Si fottano tutti. Proviamo ad aprire qui. Cos'è, il cesso? Ti pareva, ho preso la porta sbagliata. Prova ad aprire anche questa. Potrei mettere qui la cimice, ti pare? Apri la porta. Che poi è un armadio, scusa. Oh, ma cos'è? Mi faccio il giro in tondo, what the fuck. Allora, qua non credo ci sia qualcosa, no? Quindi ok, avanziamo. Oh merda, scusa, ho lasciato il telefono acceso. Cos'è? Il tuo primo furto? Sì, ma mi prende per il culo lei. Il telefono acceso in una situazione del genere. Ma sei stupida, sister. Aspetta, hai sentito? L'incontro è fra 2 ore, giusto? Così diceva l'email di Kang. Pensa solo a dove piazzare la cimice. A me andrà bene. Ok, cimice piazzata. Andiamo. Oh oh. Merda. Forza. Tornata la luce, devono aver acceso il generatore. Non si cominciava a mezzanotte? Cambio di programma. Da questa parte, signori. Mettetevi comodi. Pensavo ci sarebbe stato anche Kang. Kang non viene. Sua moglie è malata. Malata? Ha 25 anni, che c'è? Ha raffreddore. Kang è fuori gioco, completamente. Per questo ci stiamo incontrando adesso e non dopo. Non dovevi proteggerlo? Offriamo diversi livelli di protezione. Chi l'ha ucciso? Tu?
Io me ne vado. Signori, sedetevi. E state zitti. Fatelo parlare. Ragazzi, non complichiamo le cose. A Miami abbiamo già negoziato tregue tra stronzi come voi. Abbiamo risolto tutte le questioni in questo modo, parlando. Dunque, noi non vogliamo né il vostro territorio né il vostro prodotto. Abbiamo una rete di poliziotti, mercenari dell'esercito, guardie di frontiera. Se ci pagate, avrete accesso a questa rete. Beh, a Miami ha funzionato. Quindi mi piacerebbe molto vedere voi geniacci del posto che iniziate a comportarvi come veri uomini d'affari. Molto bene. E ora, signori, è in arrivo una limousine piena zeppa delle migliori studentesse part-time di cosmologia da Hollywood. Prego, dirigetevi all'aula didattica. E divertitevi. Dimmi un po', hai voglia di parlare? Quello che ha ucciso Kang potrebbe essere un mio vecchio amico. Devo solo parlare con alcune persone. Tornerò più tardi, in serata. Beh, i tuoi soldi saranno al sicuro nel mio Sancta Sanctorum. Sta tranquillo. Quello stronzo è qui. Kai. Se usciamo da questa finestra possiamo ancora prenderlo. Dimentica Stoddard, ho un'idea. Cosa? Dammi il tuo telefono. Ok. Perché? Niente di compromettente, spero. Solo quel Candy, come si chiama? Se mettiamo questo telefono in una di quelle valigette, possiamo tracciarla. Quindi vuoi rubare i soldi sporchi da Dawes prima che possa riciclarli? Sì. Sembra divertente, ma dovrei farlo da solo. Aspetta, cosa? Devo parlare con il sergente Stoddard prima che vada via. E non possiamo sgattaiolare per questa casa in due. No. Avanti. Dammi una spinta. Sapevo di non potermi fidare di te. È una questione personale. Personale? Hai aiutato Dawes e Stoddard a rinchiudermi per 3 anni. Non è una questione personale, questa. Mi dispiace deluderti. Mia madre è morta mentre ero in prigione, Kai. Cazzo, Nick, io... Sai che ti dico? Lascia perdere. Non me ne frega un cazzo. E quindi noi restiamo qui. Bene o male, fottuti. Vai alla casa acquario. Cos'è questo? Questo monitor? Comunque, usciamo da qui, che credo sia l'unica strada. Dovremmo fare tutto in maniera stealth. Vediamo un po'. C'è gente qui. Allora, proviamo subito ad eliminare lui, eh. Io ci provo, abbattimento. So, ragazzi, che potrei arrestarli e fare anche magari molti più punti, ma questo, ragazzoli, mi richiederebbe davvero più tempo e non mi va di perdermi troppo in chiacchiere. Potrei provare a lanciarmi da qui, ragazzi. Potrebbe essere una buona idea. Ora. Oh, loro si muovono anche, quindi ottimo. Allora, ragazzoli, noi ci spostiamo da qui. Vediamo un po', dovremmo aggirare la zona, mi sa. Per cui facciamo in questo modo. Picchiamo violentemente lui. Ok. E poi ci dobbiamo spostare da qui, purtroppo. Quindi cerchiamo di muoverci anche con una certa fretta per quanto possibile, eh? Qui non ci sono altre aperture. Eccola qui una. Molto bene. Apriamo la porta e poi procediamo da questo lato. Non credo riusciranno a vederci da qui. O almeno spero. Sono sicuro che c'era un bordello di nemici qua. Eccone uno lì. Allora, potrei eliminarlo con il taser? Vabbè, o forse basta un pugno come al solito. Tra l'altro dovrei anche aprire lo scanner, mettermi a vedere se qua c'è roba. E di sicuro ci sarà. Però, ragazzi, non posso fermarmi troppo spesso perché c'è davvero troppa gente. Se mi fermo io sono davvero finito qui. Oh, guardate là. Porca miseria, attenzione. No, ragazzi, non posso permettermi di fare bordello qua. Per fortuna, ragazzi, si sono spostati. Potrei provare ad arrestarli, eh. Un attimino che ci provo, ragazzi. Quindi, L1. Fermi entrambi, fermi. Fermi, non fate bordello, amici miei. Quindi, uno è andato. E spero, ragazzi, che andrà anche l'altro. Ecco qui. Entrambi arrestati. A breve arriveremo anche al livello 12 qui
all'interno della storia del gioco vero e proprio. Ora c'è qui qualcuno che potrebbe vedermi, mannaggia. Dovrei provare a lanciarmi di sotto. Sto rischiando grosso, ragazzi, lo so. Però devo andare via da qui. E per farlo devo solo cercare di rischiare e muovermi in fretta. Allora, c'è altra gente là, come vedete. Forse ce n'è uno solo e potrei appunto fargli del male. Vediamo. Ci provo, ragazzi. Non so se potrei magari svegliarlo così mi metto a fare troppo bordello. Poi, che altra gente c'è? Allora, becco lui. Oh, non sono riuscito a beccarlo, ragazzi. Era troppo lontano da me. Allora, devo farmi il giro da qui. Credo che in questo modo non riuscirà a vedermi. Credo di esserci quasi, ragazzi. Mi muovo, piano piano. Guardate, si sta muovendo. Proprio quello che volevo, ragazzuoli. Benissimo. Credo di aver raggiunto il luogo chiamato tipo casa acquario o qualcosa del genere. Utilizziamo il piede di porco e finalmente entriamo in questa fottuta casa. Cos'è questa? Sì, credo sia un'altra casa. Eccoci qui. Obiettivo completato. Ora non so cosa diavolo fare. Forse dobbiamo salire? Vediamo un attimino. Buonasera. Si continua a salire da qua o sbaglio? Sì. Quindi apriamo la porta. Oh, guardate sta casa. Ecco perché si chiama casa acquario. Che figata assurda. Però vabbè, basta perderci in chiacchiere. Questo cos'è? Nascondi telefono. Ottimo. Quindi dobbiamo piazzare il telefono di Kai all'interno di questa valigetta. Ovviamente, tu non hai idea di chi io sia, perché se ce l'avessi, non saresti venuto qui a derubarmi. Forse sono uno che non si spaventa facilmente. Beh, hai la faccia da topo d'appartamento, ma non credo che tu sia un ladro normale. Questo quartiere è pieno di case facili da svaligiare, ma tu no, hai scelto la mia. Come mai me lo dici? Beh, sarà che mi piacciono le sfide. Beh, allora, aumentiamo la difficoltà. Ho premuto un tasto e sappi che stanno arrivando una decina di pazzi strafatti con armi automatiche e il grilletto facile. Non hai paura? Direi di no. Non dal mio punto di vista. Oh, non finisci mai di sorprendermi. Un lavoro di coppia, eh? Diciamo così. Beh, complimenti. Davvero. Ma voi bastardi, fareste meglio a prendere tutti i soldi che potete e spenderli in fretta. Comprate oro, comprate una cazzo di barca a vela, perché io non smetterò mai di darvi la caccia fino a quando... No, sta zitto! Ehi là, volevo dare un'occhiata. Spegni l'allarme! Ah, non servirà, ci sono dei nemici in arrivo verso di te. Oh merda. Purtroppo, ragazzi, qua siamo messi male, eh. Siamo nella merda fino al collo. Porca miseria, eliminato un altro. Attenzione, dove sono gli altri? Eccoli lì. Oh, mannaggia, dovevo ricaricare. Allora, ci riprovo, elimina lui. Sì, ce l'ho fatta. Eccoli lì, altri che arrivano. Purtroppo quest'arma che non è che è delle migliori, mannaggia. Dov'è quell'altro? Eccolo lì. Devo stare attento perché messo qui dietro non è che sia poi così al sicuro io. Eccolo lì, un altro. E poi ce n'è solo un altro, dov'è? Non lo vedo, mi sta sparando però lui. Allora, gli vado incontro, va. Dove sei, sciocco? Eccolo lì, eri anche nascosto, vigliacco. Ci siamo risparmiati un bel po' di scartoffie. Hai beccato Stoddard? Non ci ho provato. Ho pensato ti servisse una mano. Grazie comunque. Dovremmo andarcene. Che ti hanno fatto Dose Stoddard?
Diciamo che non ero il tipo che fregava il proprio partner. Ok. Per la cronaca, l'importante non è uccidere Rose. Non per me. Ok. Allora, qual è il tuo obiettivo? Lo voglio rovinare. Perché è questo che fa lui. Rovinare la gente. E Stoddard? Stoddard mi basta ammazzarlo. Sono sicuro che avrai un'altra possibilità. Dopo stasera, Stoddard ci darà la caccia. Ragazzi, il video si conclude qui. Per guardare la parte successiva cliccate sulla miniatura che vedete ora a schermo oppure sul link in descrizione in modo da essere indirizzati direttamente al video. Vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdervi le prossime parti del walkthrough e di seguirmi sulla mia pagina Facebook per conoscere date e orari di quando usciranno. Quindi ragazzi, io vi saluto e alla prossima. Ciao!